Dov'è la tua giacca nera? Come dove? Non la vedi? L'hai sporcata tutta. Sono rovinato. Mi ha convocato Gassò, il magnate della stampa. Sta per lanciare un nuovo giornale di moda che si intitola La Ceinture de Riz e ha intenzione di nominarmi caporedattore, ma se ci vado con questi stracci addosso può cambiare idea. Non potresti accettare l'offerta neanche vestito da granduca. Quel Gassò è un simpatizzante di destra. I tuoi principi non ti permettono di mangiare un pane intinto nel sudore del popolo. Ah, guarda che ti sbagli. Gassò in Parlamento fa parte della corrente di sinistra, della destra. Ha votato per la pensione delle vedove. Inoltre conosce un'infinità di personaggi influenti e li potrei convincere a commissionare a te delle composizioni e a Rodolfo qualche ritratto. Questo cambia tutto. Che ora è l'appuntamento? Ma... alle 5. Allora non c'è tempo da perdere. Le scarpe possiamo lucidarle di nero, così anche se una è a punta e l'altra bombata, nessuno ci farà caso. Ma non posso fare a meno di una giacca nera. Pur di avere una giacca nera darei 10 anni della mia vita e il mio braccio destro.